Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio una recensione di un libro che ho appena finito, che non so come categorizzare se non una sorta di autobiografia. Parliamo infatti di Una vita da libraio di Shaun Bythel, penso, spero. Perché non so come categorizzarlo? Perché questo libro appunto è la storia di una sorta di diario di un anno di lavoro di questo libraio, Shaun, come volete chiamarlo, che racconta del suo bookshop a Wigtown e che racconta un po' i clienti che entrano, la sua situazione come libraio. Lui vende libri usati, quindi seconda mano, e ovviamente i problemi che ha con i prezzi, la concorrenza con Amazon, il suo rapporto con il digitale, come si adatta a questa situazione. Ma ci sono un sacco di spunti interessanti e secondo me è proprio bello da leggere, perché si ha il punto di vista di una persona che ama i libri, che vende i libri e che ha a che fare con persone che amano i libri, quindi è tutto bello, non so come dire. In più è reale, tutto quello che racconta qui dentro è una storia vera. Infatti, se volete vi lascio il link qui sotto, potete sia cercare la loro pagina Facebook dove racconta, potete vedere qualche foto del posto e cose simili. Comunque ci sono tanti eventi che organizzano, ho scoperto che a settembre loro tengono ogni anno il Book Festival, che è un evento che tengono proprio nel loro piccolo paesino Wigtown. In più il proprietario Shaun ha organizzato anche, io spero di pronunciare bene questo nome perché altrimenti aiuto, ha organizzato anche questo Random Book Club. Praticamente con 50 sterline l'anno, se il prezzo non è variato, voi vi iscrivete a questo book club, Random Book Club, e lui ogni mese vi manda un libro assolutamente a caso della sua collezione, della collezione, della libreria, a casa da leggere. E io sono tipo, che figata, cioè che bello deve essere un lavoro del genere. E niente, comunque è molto bello, però la parte bella secondo me è anche il fatto che il proprietario, appunto lo scrittore, ha i piedi per terra, cioè ti racconta proprio il bello e il brutto di lavorare in una libreria, quindi di sentire gente che ti viene dentro e ti dice io questo libro lo trovo meno su Amazon, o questo libro, la gente che continua a chiederti sconti quando già il libro non costa niente, o quelli che cercano un libro, tu glielo trovi e poi se ne vanno. Però anche l'ambiente, cioè proprio mentre leggi il libro ti senti un po' in questa libreria dell'usato, ti senti un po' col proprietario, con Nikki, con Anna, con Elio, tutti i suoi amici che raccontano tutte le avventure, quello che fanno, quello che è vivere una vita da libraio, cioè lui che va anche nelle case di persone per selezionare i loro libri, e questo entrare in casa di persone e vedere la loro libreria, che è un po' come entrare nella loro vita, nella loro personalità, perché effettivamente penso che le librerie ci rappresentino, comunque quello che leggiamo, quello che compriamo, quello che a cui diamo un valore ci rappresenta in ogni caso. Quindi entrare in queste case di persone che hanno passato una vita senza che tu le avessi mai incontrate, avessi mai incontrato i loro sguardi, le loro vite, e poi a un certo punto ti trovi davanti alle loro librerie che loro probabilmente hanno collezionato per anni e anni e anni e anni, e hai tutto lì. Hai la storia della loro vita in una libreria e boh, è incredibile, cioè mi è piaciuto un sacco. In realtà la cosa bella è questo, non c'è tanto da dire perché non c'è una trama. Se volete leggere un libro con una trama, questo non è una trama, è la storia di un libraio e di cosa vuol dire fare il libraio al giorno d'oggi. Il libro è ambientato l'anno dal 2014 penso al 2015, quindi dal febbraio 2014 a febbraio 2015, e in questo anno racconta un po' quali sono gli eventi che deve organizzare, le feste, le persone che lo vanno a trovare. Quindi in realtà proprio non c'è una vera e propria trama, non è una storia di una vita fantastica, è proprio una storia di un libraio ordinario, qual è la sua vita, soprattutto in un momento di cambiamento, perché lui ha comprato la libreria nel 2001, quindi diciamo che ha attraversato
tutta quella che è stata secondo me la fase dei cambiamenti con lo svilupparsi dei Kindle, del digitale, della lettura comunque in digitale, non solo più cartacea, con lo svilupparsi delle grandi case editrici che cambiano il loro assetto, il loro modo di vendere libri, con lo svilupparsi di Amazon e com'è il rapporto con una grande multinazionale come Amazon. E è un po' in generale bello perché per soprattutto persone come a me che piace molto leggere e che un giorno mi piacerebbe magari anche lavorare in una libreria, non per sempre, però per un po', è bello perché ti metto un po' nell'ottica di quella che sarà la vita di un libraio, di quella che è la vita, poi ovviamente ogni situazione è diversa, però ti metto un po' nell'ottica di quella che è la vita da libraio e di cosa aspettarsi, che non è questa gioia in cui ogni persona che entra è la persona più acculturata del mondo con cui puoi avere una fantastica conversazione sui libri, ma che ci sono spesso persone che entrano, non comprano niente, magari stanno lì tutto il giorno, si lamentano di cosa hai fatto, tante cose possono succedere, ma comunque resta secondo me alla fine proprio questa passione per i libri. Comunque si sta leggendo di una persona che ama i libri e quindi ha modo di trasmetterti questa passione mentre li descrive. Io ho scoperto anche mentre leggevo i libri della Folio Society che sono bellissimi, sono praticamente le edizioni che adesso vanno un po', soprattutto su Instagram, quelle con le copertine tutte elaborate, tutte illustrate. Bellissimi, bellissimi, cioè io li ho guardati online perché non capivo di cosa stava parlando perché li aveva citati più volte e mi sono innamorata di quelle edizioni, cioè vi lascio il link qui sotto per la loro pagina di blog, non so come dire, il loro negozio online, meravigliose, meravigliose, sono tutte bellissime, tutte illustrate e boh, cioè nel senso... Wow, insomma, veramente bello come libro, super 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 scorrevole perché adesso non ve lo riesco a far vedere perché no, però cioè, sono pagine di diario, quindi ha una scansione molto ritmata e ci sono una pagina per ogni giorno, quindi neanche, quindi molto molto veloce, delle volte scrive solo proprio due righe, oggi non sono al lavoro, faccio questo, oppure ti racconta il cliente che ha fatto questa cosa, comunque l'assurdità un po' di quello che accade sempre in una piccola città, quando in una piccola, cioè in un piccolo paese, perché città mi sembra un po' esagerata, in un piccolo paese dove non sai mai, conosci un po' tutti si conoscono, hai un po' di confidenza con tutti, ma in realtà non conosci bene nessuno, perché magari poi entrano a comprare libri nel tuo negozio, però poi non hai conversazioni lunghe con loro. Insomma, ci sono tante situazioni diverse ed è un libro che è veramente bello e mi ha lasciato qualcosa, comunque anche solo appunto il sapere cosa pensa un libraio che è dall'altra parte quando noi entriamo in un negozio. Mi fa vedere una prospettiva diversa, anche solo quando pensiamo di sussurrare le cose, in realtà le stiamo urlando e il libraio ci sente, magari lo offendiamo anche dicendo solo ah, questa cosa su Amazon la pago meno, oh questa cosa su... E quindi noi tipo siamo lì, lo diciamo e il libraio ci sente, non ci può dire niente e è strano, è una prospettiva diversa, in generale una prospettiva diversa da quella che è quando entri in una libreria. Secondo me è riuscito benissimo come libro, mi piacerebbe tantissimo andare a vedere questa libreria anche perché non so come dire, se avessi detto di una libreria finta, forse non mi avrebbe dato lo stesso effetto, ma sapere che questa libreria è reale, lui le ha incontrate davvero queste persone e che quello che lui racconta, le zone della sua libreria, le porte che non ci sono, tutto c'è veramente, esiste davvero e in qualche modo ti colpisce perché pensi che, cioè in un certo senso se volessi potrei andarlo a vedere, fisicamente potrei andare a vedere la libreria di cui ho letto un libro ed è incredibile come cosa, è come quando guardi un film e sai che è ambientato in un certo posto che tu puoi andare a vedere, come adesso con le città dove hanno fatto tutte le scene di Game of Thrones che adesso è diventata perché c'è la scena e tu te la rivedi lì, è uguale, cioè io arriverei lì e avrei le stesse cose, poi magari no perché sono passati 3 anni da quando l'ha scritto, però boh, è fantastica, è un'idea bellissima. Niente, questa volta ho fatto una recensione stracorta che però compensa il fatto che il video di giovedì sia stato lunghissimo. Se vi interessa ve lo lascio qui sopra, parlo di come iniziare a leggere per le persone a cui non piace leggere, cosa, come, quando cominciare, quando non c'è, ma faceva bella scena. Insomma, però questo libro è veramente bello, se vi capita, 19 euro, edizioni stile libero extra delle Naudi, non so cosa sia, ma stile libero extra delle Naudi, è molto molto bella e
A me è piaciuto veramente tanto, secondo me è una lettura leggera, ma per le persone a cui piacciono i libri, per cui piacciono le librerie, che vogliono avere un'ottica, una prospettiva diversa di un'altra parte, dell'altra parte della medaglia, cioè quindi il libraio che vende, questo è un libro veramente consigliato. Come ho detto ancora una volta, non c'è una grande trama, non c'è proprio una trama, è una storia, è un diario, quindi non vi aspettate questo grande romanzo, grandi avventure del libraio. Però in sé è molto bello, secondo me molto riuscito. Bene, 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 bene. Allora, è finito questo video. Vi ringrazio per averlo visto, spero che vi sia piaciuto. È molto breve, però ogni tanto ci vogliono le recensioni anche brevi. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al mio canale e di seguirmi anche su Instagram, dove sono un po' più attiva, potete vedere le cose mano a mano che le faccio, mano a mano che le decido, mentre faccio sondaggi, cose a caso, insomma. Grazie mille ancora per aver guardato questo video, comunque noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo. Ciao!